sono a casa, contento di essere a casa di Giusy stasera. Ti ho conosciuto te e tuo marito un giorno leggendo un post su Facebook ed è un post che adesso tu hai scritto incorniciato, no? Che è questa, veramente mi colpì come prete quello che c'era scritto. E ci racconti un po', magari anche a chi non la conosce, questa storia, cosa c'è scritto in questa preghiera, testamento, come la chiami tu, e in che modo per te è diventato un testamento? Allora, quella frase lui la scrisse il giorno del suo compleanno. Per me sì, è un testamento, perché è vero che noi in un periodo della nostra vita abbiamo pregato tantissimo, però quello che insieme siamo riusciti a capire è che effettivamente ciò che conta è la preghiera, sì, ma quello che deve accompagnare la preghiera sono le opere, le buone azioni. Cioè, spesso capita di sentire persone che pregano, che vanno in chiesa, però poi sai, ascolti le loro storie e ti raccontano tipo che sono, cioè che provano del rancore, dell'odio nei confronti delle persone. E questo non va bene, perché io dico, se uno deve seguire il Signore, lo deve seguire veramente come Lui ci chiede. Infatti alla fine Lui ci ha scritto, cercate di vivere almeno un giorno come veramente Dio chiede, Dio vuole. Così questo significa vivere secondo la parola di Dio, vivere con la preghiera, con la comunione, con la confessione, cioè con tutti i sacramenti che il Signore ci ha lasciato, ma in più vivere con le opere, con le buone azioni. Giussi, è possibile dire che voi siete arrivati a capire questo nella Sì, sofferenza? nella sofferenza sì, è vero. Nella sofferenza Dio ci ha unito ogni giorno sempre di più, iniziando dalla malattia di mia madre, iniziando poi dalla malattia di mio fratello, finendo con la sua malattia. Nel dolore ci siamo uniti, nel dolore ci siamo amati ancora di più e posso anche dire che ancora oggi, nonostante il mio dolore, ma il Signore poi ecco, ha operato donandomi della serenità, esiste ancora l'amore tra me e lui, un amore che va oltre la vita eterna, la vita terrena, ma va oltre, cioè arriva fino alla vita Cioè, eterna. quando uno dice ci siamo promessi amore per sempre, no? Sì, allora, questo io lo dico sempre quando qualcuno, un amico, qualcuno mi dice che si deve sposare. Io dico, il vero significato del matrimonio è questo, cioè amarsi incondizionatamente in base a tutte le esigenze, tutte le situazioni che la vita ti può offrire, perché il sacramento del matrimonio è un'unione molto fondamentale tra l'uomo, la donna e la persona che è Dio. Io dico sempre una frase che dicevamo noi non ci eravamo scelti noi, ma aveva scelto Dio per ognuno di noi. Molto probabilmente io dico che Dio per ognuno di noi ha un progetto e quindi quella persona che lui ti mette accanto, te lo mette accanto per un progetto. Come la stessa cosa io dico, i miracoli accadono tutti i giorni. Per me il matrimonio mio con mio marito era un miracolo, come i matrimoni di ognuno. Allora, io spesso quello che dico alle persone quando a volte mi trovo a parlare, i veri miracoli della vita non sono le guarigioni di un figlio, di un marito, di una madre, di chiunque. Il vero miracolo è accettare ogni giorno la volontà di Dio, anche se è contro la tua di volontà, i tuoi interessi, anche se quella volontà di Dio ti fa soffrire. Io dico sempre, il vero miracolo è quando io ascolto, oppure quando io mi vedo, io alla volontà di Dio ho dovuto alzare le mani. Quelli sono i veri miracoli della vita, come i miracoli accadono tutti i giorni ad ognuno di noi, solo che noi non siamo mai attenti. Pensiamo, ecco, troppo al lavoro, forse alla palestra, a questo e a quell'altro, e non siamo attenti che il Signore, anche in un momento difficile della giornata, lui ci manda un segnale, ma noi non riusciamo a vedere perché siamo troppo lontani dalla fede. Io penso che soprattutto nelle grandi difficoltà, nei grandi dolori, l'unico modo per poter andare avanti è l'amore, è amare il prossimo come abbiamo amato noi stessi. Se c'è amore, io penso che si supera tutto. Io penso che una mamma non ha un nome quando perde un figlio o una figlia. E io dico sempre nel dolore grande, se ognuno di noi si affidasse veramente a Dio, Dio non ci lascia soli. In che modo però? Ogni giorno, in qualche modo, ci farà sentire sempre la loro presenza. Tu mi dicevi una cosa importante l'altro giorno, no? A volte non ci scegliamo. È come se il Signore dice: io ti affido, vi affido l'uno all'altro, perché poi la verità è questa, no? Che ci si affida l'uno all'altro. E quindi anche nel fidanzamento, scoprire che la persona che il Signore ci ha messo accanto è anche racchiusa in un mistero. Ok, io
già, come ti ho spiegato prima, io dico sempre il Signore sceglie per ognuno di noi. Noi ci siamo scelti, è vero. Lui forse doveva venire nella mia vita per un motivo, forse per aiutarmi in determinate situazioni che sono accadute prima. Però io posso dire che lui inizialmente non aveva la fede che poi ha avuto alla fine, soprattutto negli ultimi dei suoi giorni. Spesso capitava che, anzi una volta mi ricordo che lui mi scrisse una frase, disse: io solo grazie a te oggi ascolto la parola di Dio, solo grazie a te io oggi conosco le preghiere, solo grazie a te io oggi conosco il rosario. Questa è una cosa, vedi, tutto è nato veramente forse per per un progetto, non lo so per che cosa, che possa essere servito a lui, che sicuramente è servito a me, perché lui a me ha lasciato tanto. Anzi, oggi se io forse sono così, lo devo veramente solo a lui e al Padre nostro, diciamo, in primis. Sì, nel lasciarci, io ti chiederei, no, adesso, se tu ti trovi di fronte ad una donna, a un uomo, no, che vive una situazione difficile con la mamma, con la moglie, col marito, no, con un fratello, se tu dovessi dire a questa persona in questo momento una parola, consegnargli una parola che per te è stata importante in tutto il percorso che hai vissuto. Allora, guarda, Don Francesco, prima di tutto questo, anche io ancora tutt'oggi sono una peccatrice essendo un essere umano, perché io dico che comunque gli esseri umani già, diciamo, in partenza sono dei peccatori. Però mio marito mi ha insegnato tanto, e quello che mi ha insegnato è il perdono, vedi, perché io potevo avere anche la fede, però lui aveva un animo e un cuore molto grande. A volte io non riuscivo a perdonare prima e lui diceva: tu devi perdonare. Ci fu una bambina che disse una frase e io questa frase la ricorderò sempre, che una bambina di 7 anni non ha studiato né teologia, quindi diciamo, e lei disse: i martiri di questa terra saranno i santi in paradiso. Quindi più si soffre qui e più sarà grande la gloria lì. E un'altra cosa vorrei dire, spesso, come detto prima, le mamme che perdono i propri figli non hanno un nome, però io quando vedo una madre che ha perso un figlio, io la immagino come la Madonna, perché loro hanno la stessa sofferenza. E nella Bibbia c'è scritto che le vedove e gli orfani sono i prediletti di Dio, no? Io dico, e le mamme che perdono i figli sono le predilette della Madonna.